per ogni attore che passa, cioè, lascia un pezzo qualcosa di sé. Esatto, di sé. Lo sgabello. In questo caso lo sgabello. Allora, perché siamo qua? Poi. Spiegaci un po'. Ah, io. C'è qualcuno che ci ascolta? Sembrerebbe di sì. Qualcuno? Ah no, ma è attesa la diretta. Beh, è vero perché stiamo... casualmente siamo qua, un po' di personaggi, persone del festival, personaggi nel senso di personaggini del festival, e quindi abbiamo detto facciamo questa diretta. Perché no? Casualmente. Allora, vabbè, ma facciamo le presentazioni, tipo? Intanto ci sono dietro le quinte un po' di amici. Ciao. Ciao Arianna. Ciao Arianna. Dici pure come ti senti. Puoi dire? Alex. Ciao Alex. C'è anche Emanuele. Ciao. In platea. E c'è Leonardo che sta nel frattempo. L'unico che lavora. Si ammazza tanto del resto. Ciao Leonardo. Ciao, mi chiamo Leonardo. Si capisce il futuro del festival, Leonardo che monta e noi che... Esatto, noi che ce la tiriamo quassù, perché vabbè, dove ci saranno anche personaggi un po' più consistenti. Assolutamente. Un po' più consistenti, cioè con tutto il rispetto per Mariangela e Rebecca, che sono sempre... Ci stai comunque molto... Siamo inconsistenti. Esatto. Mi sento un po' offesa. Mi sento inconsistente, però. Inconsistente. No. Anch'io un po' inconsistente. No, Marianna è... Facciamo un mix dei nostri nomi. Tu già ci confondi, Rebecca con tanti nomi. Rebecca, ciao, Rebecca Giorgia Joy. Rebecca Giorgia Joy J, tra l'altro, perché tu in questo... Certo. Perché Rebecca faccio aprirà il festival con la sua mostra. E nel frattempo mi inventerò dei cognomi. Esatto. Così potrò confondere alla spagnola di più. Certo. Con Lopez, Ila Vega, i Duarte, qualcosa. Sì. Infine. No, dai, ma... Perché siamo qui? Ah, sono qui per presentare il festival, tutti insieme. Senza che stasera ci sono tutti gli organizzatori, ci sono due star, che sono Mariangela e Rebecca. C'era il fotografo ufficiale del festival, che però è stanco, morto. È scappato. E poi ci sono compagni vari delle star che giondolano. E quindi abbiamo deciso che lo presentavamo, stasera era l'occasione giusta, insomma, per farlo. E... Insomma, è un festival che... Allora, io sono molto emozionato, devo dire che sono emozionato da mesi. Non smetto di emozionarmi. Te lo confermo. Cioè, ti confermi che sei emozionato anche tu o che lo sono io? Che sei? Non lo sono io, vabbè, certo, ok. E quindi questo festival... è una creatura che è diventata maggiorenne. Cioè, ormai abbiamo i volantini ufficiali, c'è il manifesto da cinema... 140x200? 140x100, 140x100 arriva adesso a anche tutti i Deplian. I flyer che sono già online. Assolutamente, questo è già trovato. Cercheremo di mettere anche tutte le locandine, giusto per il web. Online molto... si trova già quasi tutto, qualche giorno poi sarà programmato. Sì, e quindi adesso è diventato maggiorenne, ed è parte da... All'università. Noi no. Noi siamo giovani. Noi rimaniamo minorenni. Sì, io sono più attivo di tutti, quindi mi sa che sì, probabile. Perché hai guardato me? E stavo cercando un appoggio, cercando la possibilità di trasportare questo peso su qualcun altro, ma non è possibile. Tu già sei più alto, no? Più alto. E quindi, allora, iniziamo il 2 e iniziamo con l'inaugurazione, col vernissaggio di quelle che sono le opere di Rebecca, perché poi giustamente noi ci siamo consultati per non ci piaceva chiamarla mostra, perché un termine... Sì, è un po'... era un po' serioso. Era un po' serioso, però beh, è comunque chiaramente una mostra pittorica, però sono talmente particolari, talmente belli i lavori di Rebecca che sono indefinibili, adesso nel senso che... Imbarazzo. Ma devo mettere... Dimmi che almeno ci sono poche persone. Mi sa che ci sono tante invece. No, sono poche in questo momento. Ma non le vedi mai, attenzione, non le vedi mai su Facebook. Mi sembrano poche perché ne visualizzo un po', poi scopri che magari te le fai vedere 7-8. Sono queste immagini che poi andranno in giro in loop, in giro sul web. Esatto. E quindi alle 18.15 del 2 aprile, il vernissaggio, molto insieme. Ma
Riverside, che abbiamo dato il message all'iniziativa, e poi diciamo che iniziamo lentamente. Se io ho notato che ci sta, dovevi siamo comunque nel mezzo della settimana, non si può pretendere lentamente. Poi arriva il venerdì, abbiamo un venerdì abbastanza. Sì, non è corposo, però è importante perché c'è lo spettacolo di Chiara Gamberale, un po' evento speciale, prima volta di Gamberale. Assolutamente. È stata la seconda volta nel nord Italia, quindi vabbè, comunque, anche perché siamo affezionati, almeno io personalmente sono molto affezionato perché poi è una storia lunga, ma in qualche modo il festival deve delle cose a Chiara, perché c'è tutta una serie di sliding doors, sta tornando da lei, che ha ispirato in un certo senso Chiara della Nuova Terra. Insomma. E poi sabato e domenica si esplode. Abbiamo fuochi d'artificio. Sabato e domenica non so quanti eventi ci sono, non andremo mai a dormire. Domenica, come si diceva prima, faremo noi in 48 ore non stop, sì, con le sostanze psichedeliche per riuscire a sopravvivere. Ma vogliamo dire anche una cosa interessante, che tra l'altro se le persone volessero fare la follia di diversi tipi di eventi possono, perché noi abbiamo creato un festival del castro dove tutti abbiamo calcolato anche i tempi di percorrenza, esatto, quindi anche in alcuni casi hanno poco anche tempo, il prosecco però, bevuto eventualmente, però potranno bere il prosecco in macchina per raggiungere la vita successiva. Assolutamente, esattamente, per cui teoricamente uno inizia la mattina del sabato, cioè si vede il giovedì, venerdì, inizia la mattina del sabato e finisce domenica notte, e poi lo pigliano e se lo portano. Assolutamente, in quel caso prendiamo un treno per riposo, tutto per riposo della vita, per prendetevi il lunedì libero, per favore, mi conviene. E Mariangela, tra l'altro, che la vediamo qui, finta di niente, sarà presente domenica. Sarà presente domenica. Domenica pomeriggio lei ha ben tre fiabe teatrali. Certo, doppia. Sono molto, molto contenta che mi tocchi. Perché quel pomeriggio, il pomeriggio del bambino magico è dedicato a grandi e piccini, cioè dedicato bambini, ma anche alla parte bambina degli adulti. Io farò tre fiabe. Una è due sono di tradizione popolare e una è dedicata allo scemo del villaggio. Quindi, insomma, anche qui siete tutti invitati, chiamati in causa. E un'altra è dedicata alla coppia e anche allo scemo della coppia, che in genere l'uomo si capisce già chi è. Facciamo outing. E la terza è invece una fiaba più contemporanea che tratta il tema, diciamo, dell'autonomia di scelta e di quando tu esci fuori, tu diventi pecora nera ed esci fuori dal gregge, e quindi quando esci dal gregge sei sola, però poi possono succedere delle cose può succedere delle cose. Che cosa? Che ve lo dico adesso? Cioè, certo. No, perché poi devo lasciarvi la sorpresa. Esatto, anche perché tra l'altro quel pomeriggio lì è talmente pieno che c'è la proiezione del film di Angelo Orlando, che esatto, è molto interessante, si chiama Rocco tiene tu nombre, però è in italiano. Tra l'altro il pomeriggio del Bambino Magico si terrà al Teatro Tenno, rispetto a Teatro Galazzini, o la libreria Alchimista, sarà l'unica sede un po' esterna. Comunque romano. E poi tra una Mariangela e una Martino ci sarà anche una chicca, una cosa molto particolare, perché per la prima volta sarà portata in scena La piccola anima e il sole di Walsh, che è una favola mistica molto amata, molto particolare, e di cui ci onoriamo di aver avuto per quel giorno i diritti direttamente dal boss. Assolutamente. New York. E quindi la porteremo in scena, ci sarò anch'io in qualche modo, no? Non vi anticipo. Diciamo che ci sarà una piccola presenza. Una piccola presenza, sì. Molto, molto importante. Sarò, penso che dovrò bermi qualche doppio whisky in più prima di fare queste cose. Anche le Red Bull dopo la maratona. Anche le Red Bull dopo la maratona. Sì, sì, ecco, sì. Portate pure degli additivi chimici, grazie. Perché ci vogliono. E invece, sabato sera su questo palco, diciamo, ci sarà quello che noi abbiamo chiamato il gala del festival, perché ce la siamo tirata un po'. Cioè, ogni festival c'è il gala. Esattamente. Non vi
dovessi scegliere, metterlo lì sabato sera. Lì sabato sera. Il giorno più azzardato in assoluto, ma anche però, il giorno che si merita. Il giorno che si merita, perché ci saranno le presentazioni di due libri e ci saranno due coppie molto interessanti. Sono Simona Sparacio, che presenterà Massimo Gramellini col suo ultimo libro, che si chiama Prima che tu venga al mondo, e poi subito dopo ci saranno Claudio Santamaria e Francesca Barra, che presentano questo thriller magico, meraviglioso, che si chiama La giostra delle anime. E non è finita lì, perché c'è ancora, e quindi dobbiamo rimanere svegli. Assolutamente sì, inizia con il Pnavono Jeep, proprio sì. casualmente, una scelta molto casuale. Molto casuale, Santa Maria a fianco. Proseguiamo con Matrix, quindi assolutamente anche lì un film cult, esatto, degli anni 90. E per terminare con Una settimana addio, film leggero per concludere però la nottata. Leggero, ma con una sua... Assolutamente, con Morgan Freeman. Ma c'è un premio, perché arriva fino in fondo. Assolutamente, il premio sarà una colazione offerta dal teatro e comunque dal festival per tutti coloro che riusciranno a resistere o comunque a godersi tre film della serata. Chi ha finito la maratona, secondo me, può andare direttamente alla libreria del filmista per domenica mattina. Esatto, perché abbiamo un workshop, esatto, sabato e domenica. Domenica c'è il workshop per la scrittura creativa con Silvio Girardi e sabato c'è Simona Vitali che fa un workshop sull'eroina, un viaggio dell'eroina che è molto, molto interessante per il pubblico La cerca dell'eroe al femminile, insomma. Sì. Mm-hmm. Sì. E poi in libreria si farà, ci saranno anche le presentazioni. Ci sarà Simone Tempia, amatissimo Lloyd, Sir sì, Lloyd, con la sua trilogia. Ci sarà Fiabi Chakra di Simona Sessa, no, Monica Sessa di e Silvia Russo. E anche la Michela, ecco, giovedì sera poi apre la Michela Ruffino. Michela Ruffino, sì. Chiago. Favola, Tiago il Goblin. Sì, Tiago il Goblin. Che sta per uscire, perché un paio di libri che sono Fiabe e Chakra e il libro è stato per uscire. Già ti vedo in difficoltà, hai ragione. Perché non vuoi andare a mangiare. Ma io voglio andare a dormire. allora, cioè, giustamente Mariangela chiude. Chiudiamo qui, ma diciamo anche invece la chiusura del festival, visto certo, che abbiamo comunque dato il grande la per sabato sera, fino a domenica pomeriggio, workshop in libreria, oltre con la conferenza stampa che sarà lunedì primo sempre in libreria, la chiusura la domenica sera. Esatto, anche qui, sempre questo palco, domenica sera sarà una cosa molto doppia, si chiama Fiabe tra luna e terra, perché abbiamo voluto mettere insieme il reading teatrale di Andrea Colamedici, che è stato il creatore di Ploma, che porterà in scena una favola molto carina scritta a quattro mani con la sua bimba, si chiama Madda, sua bimba si chiama Maddalena. E poi ci sarà una delle muse del festival, che è Alicia Messori, che è quella che è la nostra amica che ha composto la sigla. Esatto, il trailer del festival. Che chiuderà con un concerto. È l'unico evento musicale, ma merita. Alicia è fantastica. E poi i lacrimoni, penso che si inizierà a programmare il 2021. C'è già. Io direi che possiamo avere veramente una forma di amore nei confronti di Mariangela, che deve tornare a Varese. Lasciamo andare, dai. Grazie. Vabbè, comunque seguiteci, tanto vi stalkerizzeremo. Sì, stiamo di stalker seriali. Vi seguiremo. Le iscrizioni sono, ecco, sì. Sappiamo anche dove metterete i vostri mi piace, quindi aspettiamo i vostri esatto. Mi piace. Diciamo una cosa importante, che il festival ha moltissimi eventi gratuiti, però ha degli eventi a pagamento, e per quegli eventi a pagamento, che sono per esempio i workshop, ci saranno le iscrizioni e prenotazioni verso la libreria. E invece gli eventi, diciamo così, come il galà, la serata di chiusura, eccetera, ci sarà un ingresso complessivo per l'iniziativa. Quindi
Comunque, sono già comunque in vendita breve. Sì. Online, se lo dichiara è già in vendita. Quello dichiara è già in vendita. E anzi, non aspettate neanche l'ultimo ad arrivare. Per tutti gli altri eventi, comunque, nei prossimi giorni vi faremo sapere quando saranno messi in vendita. Invece, signori, se volete vedere me, esatto, l'ingresso è in vendita. Quindi, tutto il festival. Non avete il festival perché la presentazione è giovedì, però poi in realtà per tutta la settimana, fino alla domenica. Esatto. Vedete, si meritano le cose e soprattutto che fare. Vedremo come riusciremo a sistemarle. Eh sì, l'allestimento. Cioè, l'allestimento. Ma sicuramente ci si riuscirà. Bene, dai, vi salutiamo. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Siamo tutti piuttosto stanchi, è stata una bellissima serata, ma siamo tutti molto stremati dalla giornata. Dal periodo. Dal periodo.